Sono un produttore culturale, quindi diciamo promuovo, prendo parte, organizzo vari tipi di eventi che hanno a che fare col mondo della cultura. In particolare mi occupo di arte pubblica e laboratori di arte con i bambini, con i ragazzi, con le scuole, di vari tipi di interventi, principalmente di pittura sul muro. E lavoro, collaboro con tanti artisti, principalmente toscani, però collaboro e lavoro con tanti artisti in realtà da tutta Italia, anche da tutto il mondo. Allora, io collaboro con varie associazioni sparse su tutto il territorio, sia toscano che italiano. In particolare negli anni ho collaborato moltissimo con l'associazione A Testa Alta, che è anche promotore e sostenitore di questo progetto. Negli anni ho collaborato con varie associazioni nella realizzazione di vari tipi di progetti, anche differenti, che vanno appunto dalla performance alla pittura, al light painting, non so, all'interno di una serata o all'evento musicale. A me piace lavorare sempre con artisti differenti. Nel tempo ci sono stati artisti con i quali ho collaborato di più per vari motivi, tipo MC Splinter, tipo H77, tipo Mian e molti altri. Nel momento in cui io valuto un progetto, cerco di immaginare quali artisti possono rendere meglio di altri in quel progetto e quindi non mi limito a collaborare sempre con gli stessi perché gli stessi devo promuovere, ma perché per amor di progetto si cerca comunque di fare sempre il meglio possibile, no? La mia idea di street art. Un'idea esatta di street art è difficile. Street art per me è una parola che non vuol dire niente, perlomeno è una parola che è vuota di significato, nel senso che raccoglie tante pratiche differenti che in comune hanno soltanto il palcoscenico, la strada, no? Diciamo, passionalmente non ho un'idea ben definita, però razionalmente riesco ad andare a dire ok, arte urbana, street art, graffiti writing, neomuralismo, post-graffitismo, cioè, è un gran casino, mettiamola così, passo alla prossima domanda. La mia idea, posso dirti, diciamo, quello che per me dovrebbe essere uno street artist o comunque una persona che decide di andare ad operare in strada, quello te lo posso dire. Io credo che uno street artist, cioè quello che ne poi diventa un artista urbano, quindi un artista che partecipa a progetti, che dipinge grandi facciate, secondo me è sempre una persona, è sempre un creativo che comunque alla base ha la forte necessità di dire qualcosa. Io ho un messaggio, ho qualcosa da dire, qualcosa per me importante che non riesco a tenere sotto controllo, non ho lo spazio per dirlo, lo spazio me lo prendo. E oggi continuamente nascono artisti, pseudo artisti che dall'oggi al domani si scoprono street artist più perché hanno attaccato dei poster, hanno aperto un profilo Instagram e tante delle persone che ne fanno parte, che ritengono di farne parte, non hanno le competenze, non hanno le attenzioni, non hanno certe volte anche l'empatia per cogliere la potenza di quello che fanno. Allora, il progetto qua di Foiano è un progetto che porta comunque un bel messaggio, seppur sia comunque di memoria, di trasmissione della memoria, ed è un progetto, diciamo, incentrato sui fatti di Renzino. Con l'artista Nian renderemo omaggio a due figure femminili, che hanno gettato anche la base di quello che oggi chiameremmo uno spirito comunque antifascista, uno spirito di io non ci sto. In questo caso noi diciamo rendiamo omaggio a due figure, Caterina e Cristina, appunto, che erano rispettivamente la sorella di Melacci, quindi una ragazza che cuciva bandiere anarchiche, comunque in vari titoli, in vari momenti faceva da staffetta, insomma aiutava in sordina quelli che erano appunto i partigiani della zona, e la figura di Cristina invece che è una figura ancora più forte da un certo punto di vista, perché lei comunque prendeva posizione in pubblico, organizzava conferenze, organizzava incontri, gettava semi, però è interessante il fatto che da donna prendesse la parola su un palco che parlasse principalmente a tante persone, tra cui anche tanti uomini, nel 1920. La street art è politica, vabbè, la street art sì, per forza, nel senso la decisione
Il gesto di andare a dipingere un muro già di per sé è un'azione politica. Poi non è partitica, ecco, questo è un altro discorso. Però per forza dipingere un muro è politica. Poi che la gente se ne renda conto o meno, gli artisti in primis, è un altro discorso. Però sì, io penso che nel momento in cui un individuo decide coscienziosamente di appropriarsi in maniera comunque progettuale, commissionata o meno, di uno spazio e non di banalmente dipingere una tela in casa sua per sé, è già qualcosa che è un linguaggio nel quale io lancio un messaggio e poi avrò indietro delle risposte positive, negative o meno. Cioè, l'importante è che ci siano delle risposte. Quando c'è il piattume, la non il niente, che allora dici, oh, forse ho sbagliato qualcosa, quando lasci le persone all'indifferenza. Passate a trovarci, venite a vedere quello che stiamo facendo, perché insomma verrà fuori un super lavoro, nei limiti del possibile e delle restrizioni da pandemia.